Ciao, benvenuta e benvenuto in questo video. E se in questo momento stai vivendo una situazione di disagio fortissima, dove ti senti confusa o confuso, non sai esattamente cosa fare in questo momento, perché i pensieri che assalgono alla tua mente sono tantissimi e soltanto al pensiero di questa situazione o di questa persona arriva a te disagio e frustrazione o caos. I pensieri salgono alla mente. Ci tengo a dirti che non sei sbagliato, non sei sbagliata, ma il modo in cui la vita e i tuoi antenati ti stanno sostenendo affinché tu possa portare ciò che sei al mondo. Dalla società ci viene insegnato che in questo momento le persone che sono sbagliate o che non sono state all'altezza di questa situazione siamo state noi. Quindi il rimbalzo che ci arriva è che noi siamo sbagliati per aver compiuto un'azione o soltanto per non essere stati in grado di fare quella determinata cosa. Se puoi, in questo momento cerca di respirare profondamente. E di riportare ciò che sei dentro di te. Proprio respira all'interno di questi pensieri. Respira profondamente e lentamente. Immagina di andare all'interno di una stradina in mezzo a un bosco, in mezzo alla campagna, con dei papaveri rossi e tutto intorno dei campi colti di grano. Immagina di trovare degli alberi accanto a te. E pensa come questi alberi siano giunti a te per sostenerti nel tuo cammino. Siamo soliti a pensare che un antenato, una persona che ha lasciato il corpo, si è staccato da noi, ma questo è il modo in cui la vita ti sta sostenendo affinché tu possa portare la tua antica saggezza nel mondo. E questo evento che arriva a te non è per farti sentire sbagliato o sbagliata, o che la colpa sia tua, ma il modo in cui i tuoi antenati ti sostengono affinché tu possa imparare nuovi strumenti per evolvere e per conoscere i nodi che hanno tenuto te e le persone venute prima di te. Sempre nelle stesse situazioni in cui è stato privato il benessere e l'abbondanza che risiede già dentro di te. Se puoi, sciogli tutti gli attaccamenti che giungono, riporta la tua attenzione al cuore. Respira lentamente e profondamente. Permettiti di entrare all'interno delle tue memorie. I tuoi pensieri sono dei grandi alleati e permettono a te di accedere alla tua grande saggezza, che è stata protetta fino a qui dalle persone venute prima di te, con la forza più grande che esista, l'amore.
Permettiti di accogliere tutto ciò che arriva e piano piano apri gli occhi. Se vuoi condividere ciò che hai sentito, le tue emozioni, leggo i commenti qui sotto e ti rispondo. Siamo soliti a pensare che i nostri antenati siano staccati da noi, ma quando arrivano delle situazioni in cui ci sentiamo con tanti pensieri alla mente, confusi, frustrati, quello è il modo che la vita ci permette per fare un'evoluzione, non solo per noi, ma di quello che è la pacificazione di tutto il lignaggio familiare. Perché tu possa portare nel mondo, nella tua relazione, nelle tue connessioni con le persone, ancora di più profondamente ciò che sei. E attraverso la tua grande, antica saggezza, poter aiutare altre persone. Se vuoi, ho completato un questionario dove attraverso i cinque elementi puoi scoprire gli elementi che sono in grado di sostenere il tuo equilibrio. E se vuoi, ho creato un percorso in grado di connetterti con la tua essenza primordiale. Quando ci sentiamo confusi è perché nel nostro corpo c'è stato proprio un distaccamento. L'anima si è staccata dal corpo e quella che tu percepisci come senso di non essere all'altezza, di sbagliato, è perché la vita ti riporta, ti richiede di portare questa attenzione dentro di te. Se vuoi accedere a questo percorso, è un percorso online, potrai vederlo quando vuoi, sarà alla tua portata. All'interno ci sono due pratiche trasformative in grado di riconnetterti con la tua vera essenza e piano piano invertire quelle che sono le memorie che hanno portato te e il tuo lignaggio sempre nelle stesse situazioni affinché tu possa connetterti con la tua vera essenza e portare nel mondo ciò che sei. È un dono che la vita ti sta portando, accoglilo, non averne paura. Riporta l'attenzione su di te e non sei sbagliata o non sei sbagliato, ma la tua saggezza la puoi portare nel mondo, puoi esprimere la tua energia vitale e la tua pura essenza. A presto!